Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per una nuova puntata di Libri Isterici e nello specifico parleremo di Inferior di Angela Saini. Vi avevo già mostrato questo libro nel mio video precedente che vi linko sempre su nelle schede e sotto nel box informazioni e parto con una premessa. Penso che sia abbastanza ovvio il motivo per cui un libro sulla scienza e su come quest'ultima abbia sempre sbagliato nei confronti delle donne e come una serie di nuove ricerche invece stiano rimettendo le donne nel giusto posto che dovrebbero occupare in questa disciplina, venga inserito da me nella mia serie sui libri femministi, ma in realtà è l'autrice stessa che ad un certo punto spiega che molti dei ricercatori, degli studiosi che ha intervistato e contattato e i cui studi è andata a recuperare per scrivere questo libro si definiscano femministi e la maggior parte di questi studiosi chiaramente sono donne. E spiega lei stessa appunto quanto il femminismo possa essere utile per la scienza e quanto le due possano effettivamente aiutarsi l'un l'altra. Questo perché? Perché il femminismo da una parte fa sì che la scienza ponga l'attenzione anche su problematiche e questioni che solamente le donne hanno, quindi le mestruazioni, il parto, la menopausa, malattie che colpiscono solo le donne, e via dicendo. Ma che quindi la scienza sia più inclusiva e possa studiare anche gli effetti di alcuni di medicinali sulle donne, cosa che molto spesso è stata nel corso della storia ignorata, per poi ritrovarsi ad avere tante pazienti a riscontrare problematiche e effetti collaterali di cui non si sapeva nulla perché gli studi non avevano compreso anche l'universo femminile. Ma questo appunto inserire il femminismo o guardare la scienza con un'ottica più femminista fa sì che anche la scienza possa giovarne, proprio perché questo fa sì che si riducano i preconcetti, i pregiudizi e gli stereotipi anche inconsci nel momento in cui ci si pone di fronte allo studio della materia umana e che la scienza quindi possa essere più imparziale possibile. L'imparzialità della scienza è infatti spesso il cavallo di battaglia per cui tantissimi pregiudizi e stereotipi di genere sono stati perpetuati nel corso della storia. È chiaro che è difficile controbattere quando qualcuno ci dice è una questione biologica o è stato scientificamente provato o i nostri antenati andavano a caccia mentre voi stavate a casa a badare i bambini, quindi è tutto naturale che ancora adesso sia così. Beh, in realtà no, e come dimostra questo libro, partendo da diversi presupposti, da diversi pregiudizi e stereotipi di genere, si può andare effettivamente a vedere un grande numero di ricerche che vanno proprio a vedere l'altro lato della medaglia, perché giustamente un buono scienziato deve sì non farsi fermare di fronte ai risultati che ottiene, quindi anche se un risultato va contro le sue aspettative, sia che siano queste uno stereotipo di genere o che siano queste aspettative contro gli stereotipi di genere, lo scienziato non deve fermarsi, ma allo stesso tempo, per poter portare avanti una ricerca che sia il più obiettiva possibile, si deve fare una ricerca guardando tutti gli aspetti possibili, prendendo il campione più alto di soggetti e soprattutto le vere ricerche che possono fare una differenza sono quelle che sono replicabili. Partendo da vari presupposti e vari preconcetti che spesso sentiamo dire dalle persone comuni, ma anche molto spesso che leggiamo nei giornali o sentiamo ai telegiornali, l'autrice va ad analizzare nuove ricerche. Ricerche anche vecchie che magari hanno avuto molto successo, ricerche nuove che sono state riprese dalle più grandi testate e va a vedere effettivamente quanto di vero ci sia, partendo forse dagli albori, in un certo senso, della biologia moderna con Darwin. Un aneddoto infatti che è diventato abbastanza famoso di questo libro è il seguente. Una donna americana della provincia, mi sembra, di Boston, riesce a entrare in contatto epistolare con Darwin per chiedergli di smentire in un certo senso quelle interpretazioni che erano state fatte delle sue opere, secondo le quali la donna è inferiore all'uomo.
Lei si aspettava che il grande scienziato ovviamente le rispondesse che sì, quelle erano tutte interpretazioni errate nei confronti delle sue opere, e invece rimarrà estremamente delusa perché Darwin non solo le dice che sì, è vero, le donne sono moralmente superiori, ma sì, sono inferiori intellettualmente, ma le dice anche che in fin dei conti è giusto che sia così, perché se le donne fossero uguali agli uomini ci sarebbe uno sbilanciamento all'interno della famiglia, ci sarebbero gravissime conseguenze nella crescita dei figli. Chiaramente questa donna rimane sconvolta e risponde a Darwin dicendo: beh, forse bisognerebbe mettere le donne prima nella stessa posizione dell'uomo e dar loro accesso a tutto quello a cui l'uomo ha accesso prima di poter dire che le donne sono inferiori. Quindi capite che partendo anche molto spesso da aneddoti, l'autrice riesce a farci entrare proprio nel vivo della questione. Lo fa in modo molto obiettivo perché in fin dei conti non è che in tutto il libro non si faccia altro che dare gran voce alle studiose femministe o comunque alle ricerche, agli studi che vanno contro tutti questi preconcetti come, non so, l'uomo cacciatore, la donna che invece raccoglie o l'uomo predatore in tutti i sensi e la donna invece a cui interessa avere un solo partner per tutta la vita o ancora. Le donne non sono predisposte fin dalla nascita ad essere più attente all'aspetto emotivo, mentre invece l'uomo è predisposto fin dalla nascita ad avere una mente più matematica e ingegneristica. Quindi lei prende tutti questi aspetti, ma va a vedere appunto entrambi i lati della medaglia. E non ha paura anche di sottolineare quando uno studio che potremmo dire va a favore delle donne magari non è ancora stato comprovato in maniera definitiva o non è riuscito ad essere stato replicato. Quindi è un libro molto obiettivo, ricco di fonti, ricco di rimandi bibliografici e che è stato sicuramente frutto di anni di ricerca. Però al tempo stesso, appunto, apre veramente la mente, perché molto spesso tante cose che noi sappiamo non essere vere. È chiaro che le donne non sono inferiori agli uomini o che non è vero che c'è una predisposizione alla nascita per una o per l'altra cosa a seconda del sesso biologico che abbiamo. Sono tutte cose che sappiamo dentro di noi, ma appunto il problema che l'autrice evidenzia è proprio il fatto che molto spesso nei confronti di queste affermazioni ci sarà sempre qualcuno che dice però la biologia insegna questo, la scienza insegna quell'altro, e la scienza e la biologia sono considerate come un qualcosa di in un certo senso scolpito sulla pietra e quindi vero e contro il quale non si può ribattere niente, perché come si fa a controbattere qualcosa nei confronti di qualcosa che è in un certo senso dogmatico e obiettivo e oggettivo per definizione? In realtà, appunto, ci sono tantissimi studi che sono diventati famosissimi, hanno fatto il giro del mondo, e in realtà però nessuno è mai riuscito a replicarli se non quell'unico studioso che l'ha portato alla ribalta, come ad esempio lo studio di Cohen nei confronti dei neonati, in cui venivano mostrati a vari bambini di cui in teoria il ricercatore non doveva conoscere il sesso, una immagine rappresentante una figura, un umano, una mamma, diciamo, e dall'altra un'immagine con tipo una giostra, quindi quello che Cohen voleva dimostrare è che le bambine sarebbero state più attratte dall'immagine della persona e i bambini invece dall'immagine della giostrina, di quello che era. In realtà la ricerca è stata svolta in un modo estremamente scorretto perché la ricercatrice incaricata era una ragazza di 22 anni con pochissima esperienza che era appena entrata alla laurea magistrale, diciamo, e la cui esperienza pregressa in ambito di laboratorio era pari a zero perché prima di entrare a Cambridge il suo lavoro era fare l'insegnante di surf, insomma una cosa completamente scollegata. In più questa ragazza ha dovuto ovviamente ottenere i permessi dei genitori e per quanto
non ci fossero i nomi dei bambini, nel momento in cui si entra a contatto con i genitori è facile capire dal modo in cui un genitore parla del suo neonato se questo neonato è un maschio o una femmina. Quindi, nonostante questo studio sia stato criticato per il modo in cui è stato svolto e nonostante i risultati non siano così, preponderanti per una risposta rispetto ad un'altra, e il fatto che nessuno l'abbia mai replicato con gli stessi risultati lascia da pensare. Però ovviamente questo studio è finito sulle testate giornalistiche più importanti di tutto il mondo e quindi in un certo senso entra nella nostra testa. Un punto infatti importante di questo libro è proprio la questione della cultura e di come sia la cultura in realtà a rendere questi stereotipi e preconcetti in un certo senso più reali di quanto non siano. Un esempio, quello delle materie scientifiche e la credenza popolare, perlomeno nel mondo occidentale, che i maschi siano più portati per le materie scientifiche e che ci siano poche donne nelle professioni anche di tipo scientifico, proprio perché le donne hanno un cervello fatto in modo diverso. È stato dimostrato che in paesi dove lo stereotipo è ribaltato, quindi dove si crede che siano le donne e non gli uomini ad avere una mente più matematica, appunto siano le donne ad avere più posizioni in questi ambiti, siano le donne a portare avanti questi studi fino all'università e non abbandonarli prima e così via. Non solo, ma la questione culturale la si vede anche nel momento in cui tantissimi studiosi sono andati a studiare i nostri antenati più vicini, e cioè vari tipi di primati. In particolar modo c'è una studiosa, di cui non so pronunciare il nome, che è stata una pioniera ed è ancora una delle studiose più importanti nell'ambito appunto dello studio dei primati, che tra l'altro è un ambito dove le donne sono fra le figure più importanti, è un campo molto dominato dalle donne. Dimostrano che tutte queste appunto credenze sull'uomo predatore che va a caccia, l'uomo che ha più partner sessuali nel corso della vita, eccetera, sono nient'altro che appunto credenze basate su ricerche che non sono state così inclusive come avrebbero dovuto essere. Ma gli studi sui primati hanno anche dimostrato che questioni di cui ancora noi parliamo, che sono ancora al centro di discussioni, come la divisione del lavoro fra maschi e femmine o la divisione anche del lavoro per quanto riguarda la crescita dei figli, sono tutti aspetti che in realtà nei nostri antenati appunto e nei primati e in popolazioni che ancora adesso esistono, ad esempio in America Latina o nelle Filippine o in altre parti dell'Asia, che vivono in un modo che potremmo definire il più simile possibile a quello in cui vivevano i nostri antenati nella preistoria, non siano così rimarcate queste differenze come pensiamo noi. Quindi se originariamente uomo e donna non erano così distanti l'uno dall'altra, dov'è tutta la branca di studi e di ricerca che vanno a dimostrarci come anche biologicamente, quindi l'evoluzione debba rispondere di questo? Non c'è. Come ad esempio non ci sono assolutamente studi che dimostrino il fatto che i nostri cervelli siano diversi. È diventato famoso lo studio di due coniugi Girl, che hanno portato avanti questa ricerca per decenni sul fatto che il cervello femminile in media pesa un po' di meno rispetto al cervello maschile, e sulla base di questo dettaglio loro cercano risposte a livello proprio di differenze fra i maschi e le femmine partendo dal cervello, ma la loro ricerca è stata più volte smentita da altri studiosi proprio perché non porta a conclusioni veramente oggettive e in un certo senso che facciano la differenza, insomma. Quindi spero di avervi fatto una panoramica abbastanza inclusiva di questo libro,
Secondo me è una lettura veramente molto interessante. Io ho citato solamente qualche esempio, ma si parla anche della menopausa e del fatto che sia stata studiata pochissimo, nonostante sia un fenomeno tipicamente femminile, ovviamente, ma anche unico, perché non è stato riscontrato in altre specie. C'è un capitolo intero che parla di come non solo nella specie umana, ma anche in altre specie animali, l'uomo, diciamo, abbia sempre cercato di controllare la propria donna anche a livello proprio sessuale, e ovviamente questo si ripercuote nella razza umana con la mutilazione genitale, ad esempio, l'infibulazione e altre cose di questo genere. Quindi veramente ci sono tanti aspetti di cui si parla in questo libro che sono veramente interessanti e, ripeto, importanti, e secondo me sono tutti discorsi che devono essere fatti, perché appunto, come sottolinea l'autrice, la biologia è importante, la scienza purtroppo è fatta da esseri umani, e quindi esseri umani che vanno a studiare altri esseri umani saranno certamente portati ad avere pregiudizi e preconcetti molto spesso anche inconsci. Però è proprio per questo che più inclusiva si fa la ricerca, meno si incorrerà nel rischio di renderla poco credibile, poco oggettiva. Non solo, ma un'educazione anche di un certo tipo fa sì che la cultura non vada a riscrivere in un certo senso la scienza, non vada a perpetuare stereotipi e a mettere in secondo piano un buon 50% della popolazione umana, cioè le donne, per ignoranza in un certo senso. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete letto questo libro, se avete intenzione di leggerlo. Da quello che ho visto, non so se sia in traduzione, non mi pare, però chiaramente se questo dovesse cambiare o se dovessi scoprire qualcosa, se qualcuno di voi dovesse sapere qualcosa, aggiornerò ovviamente l'info box. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!